Ecco il nostro prossimo ospite, prego, accomodati. Benvenuto ai microfoni di RGS. Tu sei Cabrio? Sì, Cabrio come la macchina, ma in realtà mi chiamo Angelo Soraci. Vengo da Messina, sono originario di Messina, ma vengo dalla Svizzera, da Lugano. Bravo, perfetto. E quindi anche tu che cosa ci fai a Sanremo in questa settimana? Domanda un po', perché ti vediamo con una bella chitarra, quindi presumibilmente anche tu canterai e suonerai. Sì, ho presentato il mio nuovo progetto discografico, un disco che uscirà in primavera, il singolo alla metà di febbraio, quindi ormai ci siamo. Essendo questo un posto molto fertile in questo periodo, ho deciso di venire qua e presentarlo insieme anche ad altri ragazzi che come me aspirano a fare questo nella vita. E allora adesso tutti abbiamo chiesto, un attimo, pausa. Ah, scusa, io mi metto in pausa come mi pare, Isa. Oh, allora... Ritorniamo a noi. Ritorniamo a noi. Grazie, ha detto che c'è un bel vestitino. Beh. Adesso si vuole prendere tutto il merito del mio guardaroba, hai capito? Vabbè, adesso ritorniamo un po' seri e parliamo di te. Da quanto tempo tu sogni di fare questo? Da 17 anni, sembro giovanissimissimo. Ma dai, quanti anni ha, si può dire? Sì, si può dire, 33 quasi. Però sei giovane. Sono giovane, dai, su. Sì. Non cominciamo a fare commenti sull'età, che poi siamo giovani, più o meno anch'io sono tua coetanea, quindi tu da piccolissimo già sapevi che sarebbe stata questa la tua strada. Sì, ho pensato subito, avendo comunque un nonno materno molto incline ad ascoltare musica, a farmi ascoltare. Ti faceva ascoltare tuo nonno? Mio nonno ascoltava anche la musica classica soprattutto, però... un giorno un vinile di Celentano aprì la mia strada, avevo 4 anni circa, e ascoltando Celentano ho detto vabbè, ok, questa è la musica italiana, bellissimo. E poi da là, infatti il mio primo maestro in assoluto, io lo stimo sempre. Quindi tu diciamo che un po' ti ispiri anche nella scrittura delle canzoni? Più o meno sì, anche se ho un repertorio un po' più... Un po' diverso. Ecco, parliamo della tua di musica adesso. Abbiamo detto qual è stato il tuo mito da bambino, ma parliamo di te. Da dove trovi tu l'ispirazione e qual è il tuo stile musicale? Allora, io parlo intanto dei fatti miei, cioè di quello che mi succede quotidianamente. L'ispirazione sì, la trovo da quello, e poi il genere comunque è un genere abbastanza fresco, synth pop, pop, indie pop, comunque qualcosa che si sente tuttora alla radio. Anche perché dobbiamo dirlo, questo genere che è prenominato indie non era così conosciuto fino all'altro giorno praticamente. Esatto. Lo conoscevano solo le persone appassionate del genere, quindi anche perché troviamo proprio anche sul palco di Sanremo alcuni esponenti che per la maggior parte, appunto per chi non è pratico di questo genere, non erano pervenuti, insomma. Infatti. Su che cosa, come li hai trovati sul palco di Sanremo? Adatti? Oppure forse, perché questi giorni abbiamo intervistato molte persone, abbiamo chiesto, cioè secondo voi questo tipo di musica può andare bene per il Festival di Sanremo, oppure magari avrebbero dovuto stare nel loro, perché il genere indie, lo diciamo, è un genere un po' particolare, ma ha molto seguito. Sì. Quindi i fan di alcuni si sono un po'... Sì, che ne pensi? Hanno alcuni fan, non io, per carità. Cioè, ok, l'indie non è adatto per Sanremo, la mentalità più che altro indie, il concetto di indie non è da Sanremo. Sbaglio, loro lo hanno sempre criticato? Praticamente anche per politica proprio hanno criticato. Ora hanno fatto dei pezzi che, pur essendo indie, comunque hanno saputo adattare al festival. Vedi Ex Otago, per esempio, che sono molto bravi. Cioè loro... Piacciono molto anche a me. Esatto, fra gli indie che ci sono a Sanremo, secondo me loro sono i migliori. Poi Motta, Zen Circus, ok. Però gli Ex Otago... Secondo me l'hanno beccata meglio la strada della canzone classica sanremese, mentre gli altri sono rimasti un po' nel loro. Però secondo te questo adattare il loro genere di musica al festival non è un po' una forzatura? Te lo chiedo proprio così. Sì, secondo me è snaturare un po' la vera natura dell'indie. Cioè, però, alla fine. Però siamo qui questa settimana, questa è una vetrina fantastica, sì. Quindi possiamo dire che chiaramente abbandoniamo per un momento le scelte
dei gruppi e dei cantanti che sono in gara al festival, perché avranno avuto sicuramente i loro buoni motivi per venire qua, quindi ok, le canzoni sono alcune molto carine, per cui non c'è problema. Riconcentriamoci su di te. Ascolta, che cosa hai tu in progetto di fresco? Che cosa sei venuto a promuovere qui a Sanremo? E appunto, come dicevo, sono venuto a proporre l'album nuovo. Sono 5 brani di concezione appunto indie. Come si intitola? L'album si chiama 2.0. L'ho intitolato così perché è un netto stacco tra quello che facevo prima e il cabrio nuovo. Quindi la mia versione 2.0. Quindi è la versione migliorata, aggiornata, possiamo dire, come per i cellulari. Aggiornata, diciamo più aggiornata. Perché che prima migliorata. Che cosa facevi? Raccontaci. Prima ero un po' un mix, cioè ho fatto electro swing, ho fatto blues, ho fatto pop, ho fatto anche swing, non electro swing, swing classico. E niente, poi ho deciso di mettermi sul pop, sull'indie pop, e fare prendere questa identità, perché quelle erano troppe identità in un solo personaggio. Invece adesso voglio mantenere questa rotta sempre. Bene, allora noi adesso ascoltiamo il Cabrio 2.0. Esatto. La versione sì? Ah, grazie. Salutiamo Nadia. Ciao Nadia. Adesso ascoltiamo un brano. Quale brano hai scelto? Allora, ho scelto quello che ho portato in giro qui, si chiama L'anello sul tavolo, che ho scritto insieme a Marcello Bertone della scuola di Mogol. La canzone è tristissima perché parla di una storia realmente che mi è realmente accaduta. Vabbè, adesso ve la racconto, è semplice da ascoltare. Perfetto, allora abbiamo con noi ai microfoni di RGS Cabrio. Prego. Grazie. Quando hai messo l'anello sul tavolo, io certo non me l'aspettavo, lo dico sul serio, una proposta al contrario. Poi hai pianto e te ne sei andata, ed è rimasta una birra ghiacciata, ancora da bere, lì dentro il bicchiere, ed è ancora là a dire la verità. Ogni giorno rivivo quel giorno, mi guardo un film porno e mando ogni giorno al diavolo, al diavolo, al diavolo, l'anello sul tavolo. Rivivo quel giorno, mi guardo un film porno al diavolo, al diavolo, al diavolo, l'anello sul tavolo. Quando ho comperato l'anello, io ero indeciso tra quello ed un motorino, ma poi ho scelto il primo. Tra un motorino e una donna, la differenza la scorgi, se ti fottono il primo, almeno ti accorgi, mi ha detto papà, e ha detto la verità. Ogni giorno rivivo quel giorno, mi guardo un film porno e mando ogni giorno al diavolo, al diavolo, al diavolo, l'anello sul tavolo. Rivivo quel giorno, mi guardo un film porno al diavolo, al diavolo, al diavolo, l'anello sul tavolo. E invito il demonio al mio matrimonio, al diavolo, e Babbo Natale al mio funerale, al diavolo, e invito il demonio al mio matrimonio, e Babbo Natale al mio funerale. Ogni giorno rivivo quel giorno, guardo un film porno e mando ogni giorno al diavolo, al diavolo.
diavolo, l'anello sul tavolo. Rivivo quel giorno, rivivo quel giorno, mi guardo un film porno al diavolo, al diavolo, al diavolo, l'anello sul tavolo, l'anello sul tavolo, l'anello sul tavolo. Bravo. Lui è Cabrio, il pezzo che abbiamo appena ascoltato si intitola L'anello sul tavolo. Sì. Bravo. Senti, con questo brano quindi ripetiamo per i nostri ascoltatori di RGS dove lo potranno trovare e come facciamo per ascoltare la tua musica. Sì, allora lo potete trovare negli store digitali fra pochissimo praticamente. Comunque, appunto, seguendo la mia pagina Cabrio su Facebook ho il mio profilo Angelo Soraci Cabrio sempre su Facebook, ho Cabrio Official su YouTube, ho Cabrio Vevo sempre su YouTube. Vevo. Perfetto, allora amici di RGS andate a spulciare la musica di Cabrio e noi siamo felici di averti ospitato qui ai nostri grazie microfoni mia. Ti ringraziamo e ci vediamo in giro per Sanremo, mi sembra di aver sì capito. Perfetto. Grazie, grazie mille. Grazie.